Dovendo nuovamente partire, stavolta direzione Spagna, dopo estenuanti ricerche ho ordinato tutta una serie di oggetti che porterò con me. E in questo video farò proprio l'unboxing di questi accessori e gadget che spero che renderanno i vostri viaggi più comodi e divertenti e che vi faranno risparmiare tempo e soprattutto spazio. Il che è di fondamentale importanza, specie se viaggiate con compagnie low cost. Di ogni articolo vi lascerò il link in descrizione. Prima di iniziare l'unboxing vi chiederei di supportare questo mio canale, magari mettendo un like o iscrivendovi, tanto a voi non costa nulla, ma soprattutto di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi l'uscita dei miei prossimi video. Dicevamo che oggi come oggi viaggiare con le compagnie aeree low cost è una sfida, specialmente quando si tratta di rispettare le dimensioni del bagaglio a mano ed evitare di pagare inaspettatamente tariffe extra, come è capitato a me qualche volta. Maledetti! Vediamo subito cosa c'è qua. Oh, che bello! Questo di colore rosa cipria, non so se l'ho detto giusto il colore, l'ho preso per Adri, ma vi sono colori diversi. Ne avevo già preso uno nero, per me sono rimasto molto soddisfatto e ne ho voluto acquistare un altro per mia moglie. Sto in poliestere, che è un materiale resistente e impermeabile, ha un'ottima dissipazione del calore. Gli spallacci sono ben imbottiti e allevia la pressione delle spalle. Le cerniere sono robuste, ma quante cerniere ci sono? Tasca principale, c'è il comparto dove potete inserire un laptop che va dai 13 ai 14 pollici. Qua c'è un bello scatolone. Non sembra, ma questo è un altro zaino da viaggio. Come fanno a comprimerli? Poi abbiamo quest'altro, le classiche dimensioni che ho imparato a memoria, 40x20x25, capacità di 20 litri, è perfetto per tutte le principali compagnie aeree del mondo. Nella scheda tecnica leggiamo che ha un tessuto in nylon liscio di 800D, è leggerissimo, pesa appena 400 grammi e con questa sua forma sagomata è anche utile per il tempo libero e la scuola. Non mi ricordo cosa ci sarà qua. Ah, eccole qua, finalmente sono arrivate. Queste sono delle borracce pieghevoli. Ognuna di queste borracce ha una capacità di 700 ml e oltre che per i viaggi le potete utilizzare per il campeggio, la palestra o per il tempo libero. Non fate come me! Ogni borraccia viene fornita con un moschettone in modo tale che la possiate anche appendere allo zaino. In aeroporto, prima dei controlli di accesso al gate, la potete svuotare e riporla dentro lo zaino. Come potete vedere, non occupa quasi niente una volta che viene piegata. Questo è un kit di sacchetti per fare il sottovuoto con i vostri vestiti ed è anche l'ideale per far entrare dentro il vostro trolley o nel vostro zaino tutti i vestiti con un recupero dello spazio che va dal 70% all'80% in più. Il set include 6 buste sottovuoto, 38x46, perfetti per conservare vestiti e altro ancora. Si possono utilizzare per più viaggi, ma anche quando a casa farete il cambio di stagione. La pompa occupa poco spazio, ha una porta d'ingresso USB, quindi la potete collegare benissimo all'alimentatore del vostro smartphone o anche power bank o persino al computer che vi porterete dietro. Oh, belli! Oh,
Questo è un set da 12 pezzi di contenitori da viaggio per liquidi. Anche questi li avevo acquistati quando sono andato a Lisbona, li ho voluti prendere rosa per darli ad Adri per poterli abbinare con lo zaino che gli ho già preso. La qualità dei contenitori l'ho testata personalmente ed eccezionale, sono realizzati con materiali resistenti e robusti che evitano fuoriuscite e perdite durante il trasporto. E la chiusura garantisce che i liquidi rimangano al loro posto, evitando spiacevoli incidenti all'interno del vostro bagaglio. La dimensione è perfetta, anzi la capacità è perfetta per rispettare i limiti di sicurezza per il bagaglio a mano durante i voli. Tutto il kit comprende etichette riutilizzabili per identificare facilmente il contenuto di ogni contenitore. Il fatto che sono riutilizzabili li rende anche ecologici, contribuendo alla riduzione dei rifiuti in plastica. Bene, dopo aver visto come ottimizzare al meglio gli spazi, ovviamente bisognerà stare comodi durante il viaggio e vediamo cosa indossare. Eccolo. Sta la giacca della Kiwi, che è un capo che si può indossare in caso di pioggia, vento, ma anche l'ideale quando c'è sole. Infatti è di un materiale traspirante, è comodo da indossare e occupa pochissimo spazio se lo dovete riporre nella valigia o nello zaino. Una delle caratteristiche migliori è sicuramente la termosaldatura, che permette al capo di durare molto più a lungo e di mantenersi. Ne avevo acquistato uno grigio, ora ne ho voluto prendere uno blu, che è il mio colore preferito. Mi sta bene. Poi vediamo cosa c'è. Ah, eccole, sono arrivate. Un altro paio di Crocs, le ciabatte che utilizzo, tanto comode quanto imitate, ma solo il marchio originale possiede il brevetto per la resina schiumata chiamata Croslite, che le rende morbide e confortevoli. Quando viaggio nei periodi primaverili o estivi, se devo passare molto tempo in aeroporto, le indosso quasi sempre, infatti non sembrano sabot, sono alla bella... Sembrano delle belle scarpe. E sono veloci e semplici da indossare che da togliere. Poi questo materiale di cui io vi dicevo, la Croslite, li rende antibatteriche ed evita la formazione di cattivi odori. La suola è antiscivolo, sono facili da pulire e anche sono molto leggere. Quindi non solo non appesantiscono, ma con la loro particolare suola sono in grado di accompagnare ogni movimento con il massimo comfort. Già il packaging rende chiaro il contenuto. Calze della Lucchetti Socks, diverse fantasie, così quando Adri fa il bucato non le confonderà con quelle nere che indossa lei. Comunque, a parte il design, che è molto carino, molto fashion, anche se ho una certa età, sono in filo di Scozia, quindi non si sentono al piede. Eccola, eccola, è arrivata finalmente. Finalmente è arrivata la mia action cam. Non poteva mancare un device low cost, ma dalle alte prestazioni, per catturare i momenti più belli del viaggio. Attualmente sul mercato è quella che ha il miglior rapporto prezzo-qualità.
vi sono altre di altri brand più famosi che costano quasi il doppio e che alla fine hanno le stesse funzionalità e meno accessori. Registra fino a 4K in 30 fotogrammi per secondo, è dotata di uno schermo touch da 2 pollici e consente un controllo facile e intuitivo delle impostazioni. Telecomando, qua ci sono tutta una serie di accessori per praticare arrampicata, ciclismo, paracadutismo, deltaplano. Io non pratico questi sport estremi, ma la utilizzerò come dashcam. Inclusa nella confezione ci sono anche due batterie da 1050 mAh. Dopo che la utilizzerò e ne testerò personalmente le funzionalità, faremo un video tutorial. In descrizione vi lascio il link dove tra l'altro potete leggere anche le recensioni degli utenti che sono più che positive. Visto che starò una settimana fuori, ho acquistato questo microfono per continuare a fare le mie dirette dalla mia camera d'albergo. È un microfono che ha una frequenza di campionamento fino a 24 bit, è un sistema di connessione plug and play, il microfono è questo qua. E potrà essere collegato al mio Mac direttamente senza bisogno di configurazioni varie o di driver. Non ha il pulsante per regolare direttamente il guadagno, però diciamo è pratico, lo potrò portare con me in bagaglio e montarlo nella mia camera d'albergo per fare le dirette in modo tale che possiamo rimanere sempre in contatto. Sembra in questa big box abbiamo una serie di cavetti da 20 cm per collegare i dispositivi mobili al vostro power bank. Sulla scelta del miglior power bank ho fatto anche un video, vi consiglio di andarlo a vedere. Qua abbiamo uno stand per il mio Mac. Stand per Mac l'ho voluto acquistare perché quando è tutto piegato occupa pochissimo spazio e lo posso riporre nello zaino. Fono da viaggio. Custodia in neoprene per il mio iPhone. Ogni volta che faccio un unboxing ne acquisto sempre una. Permette di poter inserire l'iPhone e riporlo in mezzo a tutta l'altra roba, così si evita che magari il display si possa graffiare o che si possano graffiare anche le lenti della videocamera. Vi sono diverse fantasie, io l'ho voluto acquistare tutto nero. Apriamo questo. Olio. Un olio per barba con un comodo dispenser per poterlo dosare. Bene, di tutti questi articoli vi lascio il link in descrizione. Spero che questi consigli potranno essere utili a voi per i vostri viaggi. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi l'uscita dei prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!